qua per vicino lontano Digital Free Future Forum con Fiorella De Cindio. Abbiamo appena finito il workshop sulla democrazia digitale e vorrei chiedere a Fiorella perché è importante sperimentare, mettere le mani come abbiamo cercato di fare in questi workshop in generale con la tecnologia, ma in questo caso con gli esperimenti diciamo di democrazia digitale. Perché è importante sperimentare? Perché io credo che oggi la soluzione a come arricchire le forme della democrazia verso una maggiore partecipazione per i cittadini non esistano, non siano già chiare. Si tratta insieme chi ha il know-how tecnologico, chi ha la possibilità e il mondo della politica di coinvolgere i cittadini possibilmente in processi reali, effettivi, in cui viene accettato di delegare qualche scelta ai cittadini e i cittadini che devono accettare di fare un po' di fatica, di imparare, magari di usare dei software che non sono ancora perfetti. Ecco, tutti questi attori insieme devono capire quali sono le soluzioni possibili, quali sono quelle di successo, quali sono quelle più difficili, quali sono i problemi, avendo in mente appunto che la soluzione non c'è oggi, bisogna in qualche modo costruirla insieme, ripensare la democrazia nell'era digitale, come abbiamo detto poco fa. Esattamente, oggi abbiamo mostrato Liquid Feedback, che è uno degli strumenti più diciamo sofisticati e migliori da questo punto di vista finora. E brevissimamente, diciamo, perché ci sta guardando, i pro e i contro di questa piattaforma. Ma il pro è che è stato fatto un grosso sforzo di tradurre in termini di una applicazione software le fasi principali di un processo deliberativo in cui dei gruppi di persone possono formulare delle idee, migliorarle, appoggiarle, fare delle controproposte, quindi capire quali di queste iniziative hanno il maggiore consenso e alla fine tra quelle che hanno raccolto un consenso poterle valutare insieme, quindi non votarle ma misurarle, farle un rating e far emergere quelle appunto che vale la pena di considerare magari in un forum pubblico o dove vengono prese le decisioni. Il motore è sofisticato, l'interfaccia non è semplicissima come abbiamo visto, più che non semplice è molto lineare, molto text based, non ha le immagini e i bottoni a cui oggi il web ci abitua, però il motore dietro dallo studio che ne abbiamo fatto, dall'esperimentazione fatta, è un motore interessante e quindi io penso che valga la pena ancora dedicarci un po' di attenzione. Come abbiamo visto c'è questo meccanismo della delega che in pratica non è stato ancora ben studiato, ben capito, anche perché loro l'hanno pensato per organizzazioni chiuse, per un movimento, e qui in Italia noi lo stiamo sperimentando magari per un uso aperto ai cittadini, il che fa una certa differenza. Forse dovremmo provare anche noi ad utilizzarlo in qualche contesto più limitato. Sì, per concludere, diciamo, c'è il risultato diciamo, principale è che c'è bisogno di nuovi esperimenti per cercare di capire appunto come funzionano questi strumenti. Dal punto di vista della politica, secondo te c'è disposizione, c'è una buona disposizione anche dal punto di vista di questo nuovo governo? Diciamo? Ma io penso che allora sicuramente c'è attenzione, e questo già è una cosa importante. La mia esperienza è che è un'attenzione che però a volte è un po' effimera. Sicuramente chi è impegnato in politica vive in un contesto in cui deve prendere decisioni, cambiare la propria agenda di giorno dopo giorno, quindi capisco che sia difficile mantenere un'attenzione focalizzata a lungo, però è questo di cui c'è bisogno, cioè c'è bisogno magari su una parte molto piccola di un progetto, però ci sia un impegno che dura anche un po' nel tempo, perché questi sistemi non possono essere utilizzati per 15 giorni al volo come una chat, c'è bisogno di un impegno che dura un po' nel tempo, e come lo devono mettere i cittadini lo deve mettere anche la politica, perché altrimenti è un gioco sbilanciato e quindi poi alla fine si scopre e nessuno ha più voglia effettivamente di partecipare. Esatto. Per cui è una scommessa per la politica provare a farlo. Speriamo di vincerla, grazie Fiorella.